Quindicesimo appuntamento con Filo Granata, il nostro filo diretto con i tifosi del Trapani Calcio. L'ospite di questa settimana è il difensore Granata Simone Rizzato. Simone, sei pronto a rispondere a tutte le domande che sono arrivate? Prontissimo, sarà un piacere. Ricordiamo che tra tutti coloro che hanno scritto su Facebook e su Twitter, poi lo stesso Simone estrarrà il nominativo di un tifoso che si aggiudicherà un biglietto in tribuna per la partita di venerdì contro il Brescia. Iniziamo subito con Sergio Trapani che ti scrive: intanto complimenti per il campionato appena trascorso. Volevo chiederti come ti sei trovato in questo modulo adottato da Boscaglia, dove terzini devono essere degli attaccanti aggiunti? Beh, intanto ti ringrazio Sergio e poi ti rispondo che il modulo è stato un modulo che mi è piaciuto. Era un po' di anni che non facevo più il terzino, ma negli ultimi anni a Reggio avevo quasi sempre fatto il quinto. Però è stato un ruolo che mi è piaciuto tanto e mi dava la possibilità anche di spingermi spesso in attacco come vuole il mister, e quindi mi è capitato spesso che a fine partita mi ero anche divertito. Quindi riuscire a divertirsi durante una partita non è mai facile, invece quest'anno ci siamo riusciti parecchie volte grazie anche ai risultati che abbiamo ottenuto. Ti scrive Nadia Giliberto: quando sei arrivato qui ti saresti mai immaginato di arrivare fino a questo punto con una squadra neopromossa? Beh, appena sono arrivato, magari prima che arrivavo no, speravo in una salvezza il prima possibile sicuramente, ma non di certo di lottare a due giornate dalla fine per un sogno che erano i playoff e poi avere la possibilità di raggiungere la Serie A. Però dopo aver conosciuto l'ambiente e la società, il mister, il direttore e anche la squadra, ho capito che potevamo riuscirci. Poi non ci siamo riusciti, però credo che abbiamo fatto del nostro meglio e aver disputato un grande campionato. Alessio Fici ti chiede: c'è stato un momento della stagione in cui tutto il gruppo ha creduto che il sogno Serie A non fosse così irraggiungibile? Onestamente sì, ci abbiamo creduto, ma dopo soprattutto magari 14 risultati utili consecutive, che erano record in quel momento, avevamo visto che avevamo incontrato tutte le squadre e nessuna delle quali ci aveva messo sotto, quindi un pizzico di rammarico, non posso negarlo, che c'è stato. Però ti ripeto, quello era un sogno, bisogna anche essere realisti, abbiamo purtroppo commesso degli errori e nonostante tutto abbiamo fatto un grande campionato. Nicola Garuccio ti chiede: quando sei arrivato a Trapani pensavi di centrare il record di minuti giocati con questa squadra? No, onestamente il mio obiettivo era prima di tutto raggiungere una posizione di classifica importante, perché penso che il risultato di squadra sia molto più importante di un risultato personale, quindi il mio obiettivo principale era quello di arrivare con la squadra al più in alto possibile. Fabio Cirrone ti chiede se il prossimo anno, vista l'esperienza acquisita quest'anno, potremo fare il salto di qualità, e poi ti chiede qual è il giocatore del Trapani che ti ha impressionato di più. Beh, pensare al grande salto è normale, noi lavoriamo tutti i giorni per raggiungere il massimo e raggiungere un sogno. Quello di quest'anno penso sia stato un campionato importante che ci ha dato molto, penso un po' a tutti, all'allenatore, alla società, a noi giocatori, quindi l'esperienza di quest'anno dobbiamo portarla al prossimo anno e cercare di ripartire come abbiamo fatto durante tutta la stagione. Poi qual era il giocatore che ti ha impressionato di più? Ah, il giocatore che mi ha impressionato di più di quest'anno, ti dico la verità, sono due, per due motivi diversi. Il primo è un giocatore con il quale ho giocato quasi tutto il campionato vicino, ed è Luca Nizzetto, perché non lo conoscevo e invece ho scoperto un grande giocatore, perché secondo me un giocatore che riesce ad abbinare qualità e quantità è molto difficile trovarlo, e noi in campo ci siamo dati una mano molto spesso a vicenda e mi ha impressionato in maniera positiva. Mentre un altro giocatore che mi ha impressionato per un altro motivo è Giusto Priola, perché vedere un giocatore che gioca pochissimo, ma vederlo arrivare al campo un'ora e mezzo prima degli allenamenti,
metterci quella professionalità durante gli allenamenti e magari sapere che il sabato non scenderà in campo, a me personalmente mi dava emozioni incredibili e quando scendo in campo cerco di dare il meglio anche per chi magari quest'anno ha giocato meno, ma è stato fondamentale per tutto il gruppo. Alessio Daguanno ti scrive: quest'anno hai giocato quasi tutte le partite, che voto ti daresti? Beh, onestamente non sono molto bravo a darmi i voti e preferisco che magari siano gli altri a giudicarmi, anche perché sono molto severo con me stesso, quindi è meglio lasciare ad altri darmi dei giudizi. Nino Cappadona ti scrive: vorrei chiederti qual è stato l'attaccante o l'esterno alto più forte che hai marcato quest'anno? Beh, ti dico, quello che mi ha impressionato di più, anche se magari alternava la mia fascia con l'altra e che conoscevo anche da altri anni, è stato Nadarević del Bari. Secondo me è un giocatore che ha una forza di gamba impressionante e riesce ad essere anche decisivo sotto porta. Quindi è un giocatore che mi ha impressionato, ti ripeto, ma anche da altri anni che l'avevo già incontrato. E mi chiedo come mai ancora non abbia fatto il grande salto. Valeria Campagna, Ivan Lombardo, Carmelo Cerniglia e Toni Mazzeo ti chiedono come hai vissuto questa esperienza a Trapani e come ti trovi qui in città. Molto bene, ti dico, ho trovato una serenità incredibile e poi la cosa che mi ha colpito di più è l'entusiasmo che c'è tra la gente. Anche quando fai solo una passeggiata, ti dà una città che ti dà una serenità incredibile. Poi anche la mia famiglia si trova benissimo, quindi diciamo non potevamo fare scelta migliore e oggi, analizzandola, è stata la scelta migliore che potessi fare. Giuseppe Spezia invece ti chiede come ti sei trovato con i tifosi. I tifosi, devo dire che ci sono stati sempre vicini, non ci hanno mai mollato. Parlo soprattutto di quei tifosi veri che sono stati sempre con noi dall'inizio alla fine, perché in un momento di difficoltà, qualche tifoso ci ha messo in dubbio, soprattutto la nostra professionalità, ed è stata la cosa che ha dato più fastidio. Però credo che i tifosi, quelli veri, quelli che ci hanno sempre sostenuto, ci abbiano dato una grossa mano. E spero che venerdì ci vengano a vedere, magari a festeggiare insieme una salvezza ottenuta con grande soddisfazione, perché penso che il Trapani quest'anno si sia tolto tantissime soddisfazioni. Mauro Titore ti fa due domande. La prima è se avresti gradito riposare qualche giornata e poi l'altra è quale compagno di reparto sull'out sinistro preferisci giocare, tra Nizzetto e Basso? Ti dico, a me piace giocare a calcio, mi piace fare gli allenamenti, già saltare un allenamento per me è una cosa che mi fa star male, ma non perché devo per forza fare tutti gli allenamenti o tutte le partite, ma perché mi piace proprio vivere il campo, giocare, lo faccio con l'entusiasmo che avevo da bambino. Quindi il riposo credo che sia giusto farlo fare a chi fa dei lavori veramente faticosi e noi siamo dei fortunati. È normale, se il mister decidesse che dovrei riposare non c'è nessun problema, accetterò la decisione con correttezza nei confronti di chi gioca come è sempre stato in questo gruppo. E poi l'altra domanda. Preferisci tra Nizzetto e Basso? Ah, Nizzetto e Basso sono due giocatori che quest'anno ci hanno fatto la differenza perché oltre a darci una mano in difesa sono stati decisivi in molti, molti gol che abbiamo fatto. Quindi non c'è differenza tra i due, anche perché speriamo di averli ancora per lungo tempo perché sono due giocatori importantissimi. Alessio Ciavola vuole sapere come sei messo col contratto e poi come fai a non stancarti mai, ti chiede. Beh, col contratto ho un altro anno di contratto qui a Trapani, ma però poi aspettiamo l'ultima partita e poi sarà la società a decidere perché è giusto che siano loro a prendere queste decisioni, non sono domande magari a cui devo dare delle risposte io. E l'altra? Come fai a non stancarti mai? Per fortuna diciamo che il mio fisico mi ha permesso di avere questa dote e cerco di sfruttarla al massimo, anche perché come ti dicevo prima, amo fare questo sport e cerco di curare i piccoli dettagli che secondo me sono fondamentali per permetterti di stare sempre al meglio fisicamente.
Francesco Poma ti chiede qual è stato il maggior rimpianto di questa stagione. Maggior rimpianto sicuramente è stato quello di essere arrivati a un punto o due dal secondo posto e magari non essere riusciti anche ad arrivare ai playoff, che sarebbe stato proprio il coronamento di un grande campionato di quest'anno. La stagione sicuramente è positiva, però visto come si erano messe le cose non nego che un piccolo rimpianto ci sia. Ignazio Placenza ti scrive: ciao Simone, credo che a Reggio ti abbiano rimpianto un po' quest'anno. Mi chiedo se nel passato hai collezionato sempre tante presenze e rendimenti costanti come quest'anno o se è solo frutto del caso. No, onestamente ho avuto sempre la fortuna di giocare abbastanza, però questa fortuna penso che sia dovuta anche alla dedizione con cui svolgo gli allenamenti, perché penso che durante gli allenamenti si crea quel giusto feeling col tuo corpo che ti permette di fare il più partite possibile. Quindi ringrazio sicuramente le doti fisiche che mi ha donato madre natura, ma anche la dedizione e la voglia che ho sempre messo durante gli allenamenti. Giampiero Walter ti scrive: pensi che il prossimo anno riuscirai a tenere ancora sulle gambe 40 partite? Lo spero, ti dico Walter, farò il possibile per cercare di tenere la condizione fisica sempre al massimo, anche se sarà difficile farlo, però ci proverò, anche se ne dovessi giocare meno. L'importante è che l'atteggiamento durante la settimana non cambi mai. Salvatore Tortorici ti scrive: ciao Simone, volevo chiederti il perché di questi cali di concentrazione ogni volta che passate in vantaggio, per esempio contro Bari, Crotone e Lanciano. Sono delle domande a cui che mi sono chiesto anch'io. Purtroppo magari quando giochi così tante partite, dei piccoli cali di concentrazione ci sono, anche perché secondo me non è dipeso da un calo fisico, ma un calo di concentrazione sicuramente sì, perché se andiamo ad analizzare tutti i gol che abbiamo preso nelle ultime giornate, ci sono sempre delle piccole disattenzioni che purtroppo abbiamo pagato a caro prezzo. Ciccio Ingrassia ti chiede: qual è l'obiettivo che daresti per la prossima stagione? Beh, penso la prossima stagione, l'obiettivo difficile sicuramente da raggiungere sarà quello di riconfermarsi, perché riconfermarsi è sempre difficile, però qui a Trapani c'è la fortuna che si ha alle spalle una società, un allenatore e anche un gruppo di ragazzi molto ambiziosi che hanno voglia di emergere, e spero che non si perda mai l'entusiasmo, perché l'entusiasmo è quello che sicuramente ti porta ad raggiungere risultati che magari all'inizio non ti aspetti. Matteo Cervigliaro ti chiede cosa pensi della società in generale e del gruppo squadra. La società penso che sia la base di certi risultati, poi l'importante basta vedere quello che ha ottenuto negli ultimi anni, ottenere delle partire dalla Serie D, dal nulla, e riuscire a creare quello che ha creato il Trapani in questo momento, penso c'è solo da ringraziare la società e da prendere come modello in tutta Italia. Adesso il Trapani sta diventando una società di cui si parla molto, e penso che sia una società anche molto ambita da tanti calciatori, perché non ti fanno mancare niente, ti mettono a disposizione tutto, e in questo momento, nella crisi attuale del calcio italiano, magari a trovarne di società così. Vincenzo Di Maio: ciao Simone, volevo chiederti che voto dai a mister Boscaglia, al preparatore atletico Anastasi e a tutto lo staff. Bah, ti ripeto quello che ho detto prima, i voti non spetta a me darli, per il mister e il suo staff penso che parlano i risultati ottenuti in campo, e quello sono la dimostrazione del lavoro che svolgono quotidianamente. Una cosa che sicuramente mi ha impressionato di questo staff è l'unione che c'è all'interno, al loro interno. Non ho mai visto atteggiamenti tra di loro che potessero essere fuori dal coro, ma ho visto molta unione di intenti, e questa unione la riuscivano a trasmettere anche alla squadra. Quindi poi hanno una fortuna che sono molto giovani, e un consiglio che posso dare al Trapani è di tenerseli stretti.
Sabrina Travessa ti chiede: se un club di Serie A dovesse chiamare, quale preferiresti che fosse? Beh, in questo momento ho un'età importante, quindi è giusto magari non sognare qualche squadra di Serie A che mi chiamasse, ma magari di poter provare a raggiungere l'obiettivo attraverso il campo. E in questo momento, avendo un contratto qui col Trapani, il mio sogno sarebbe quello di raggiungerlo col Trapani. Michela Barbara ti scrive: volevo chiederti se il gioco che pratica il Trapani richiede molto sacrificio per un laterale come te e se è stato difficile adeguarsi al gioco propositivo del Trapani. Penso che il sacrificio lo debba fare tutta la squadra, ogni ruolo di ogni giocatore che ha in campo deve sacrificarsi per il compagno, e noi penso che lo facciamo molto bene. Soprattutto sacrificarsi dà molta soddisfazione quando alla fine arrivano i risultati, e quest'anno ho visto che c'è sempre stato un gruppo coeso che ha raggiunto anche obiettivi grazie al gruppo, perché ognuno di noi in campo riusciva a dare una mano al compagno, e questo è stato fondamentale. Chris Di Girolamo ti scrive: ciao Simone, quali sono i tuoi obiettivi futuri calcisticamente parlando? Beh, avendo sicuramente un contratto col Trapani, il mio futuro in questo momento è qui a Trapani, e quindi raggiungere il massimo con questa società. Spero di farlo sempre nel migliore dei modi e di contribuire a dare visibilità a una società importante. Daniele Dani ti chiede: qual è il piatto tipico di Trapani che ti è piaciuto di più? Ah, questa è una bella domanda. Ho mangiato qui a Trapani una caponata di pesce che mi piace moltissimo. Non posso dire il nome del ristorante per non fare pubblicità, però la caponata di pesce è il piatto che sicuramente mi è rimasto più impresso. Chiudiamo con la domanda di un certo Luca Pagliarulo che ti scrive: a nome della squadra vogliamo sapere se l'anno prossimo lasci spazio in palestra anche a noi invece di occuparlo con il tuo tappetino. Beh, allora rispondo a Luca dicendo che magari parlo con la società e mi faccio fare un tappetino personalizzato, così alla fine non vieni più a rubarmelo in palestra. Abbiamo concluso con le domande, adesso procediamo all'estrazione del biglietto per la partita di venerdì contro il Brescia. Vai Simone. Ivan Barbera quindi è il fortunato vincitore che si aggiudica questo biglietto per la partita di venerdì contro il Brescia. Noi Simone ringraziamo davvero tutti quelli che ci hanno scritto e diamo appuntamento a venerdì. Ringrazio anche voi di tutte le domande che mi avete fatto e mi auguro che venerdì siate molti allo stadio e possiamo festeggiare insieme magari una vittoria e poi una stagione che sicuramente è stata splendida per tutti.